Alle 2 del mattino il vecchio Marco, con in bocca la 5ª sigaretta, intuiva disegni di fumo che si spalmavano contro il soffitto, che aveva visto per 40 anni la dolce Giuditta dormirgli a fianco. Non poteva chiamarli felici, ma gli erano scivolati addosso come pioggia. Alle 2 del mattino il vecchio Marco fu sorpreso dalla sua voglia di guardarsi alle spalle per scoprire se aveva lasciato un poco del suo odore e per ricordare se era stato qualche volta un re e se ne era valsa la pena diventar vecchi e pensarci su. Alle 2 del mattino il vecchio Marco si sentiva anche un poco buffo. 40 anni vissuti a fianco, non le parlò mai così, ma la svegliò e le disse: dimmi, ma rispondimi francamente, hai mai amato qualcuno tanto? Ti prego dimmelo, anche se non sono io, ma voglio sapere se era grande o se era tagliente, se bruciava o se riscaldava, se sapeva di primavera, se era gioia o se era dolore, se era furia o se era tormento, se si soffre o si può volare, se si ride tanto quanto puoi morire. La dolce Giuditta, un poco meravigliata, capì che il suo vecchio compagno era serio come non lo era stato mai, e gli disse: dormi, ma che cosa fai a pensare? La parola amore è grande, ci puoi mettere dentro tutto ciò che vuoi, ma se vuoi sapere che si prova ad amare davvero, devi viverlo e non ricordare. Non si può raccontare ciò che non senti più. La parola miele puoi gridarla per 1000 volte, ma la bocca ti resta amara se non mangi di quel dolce. Ma son certa che l'amore c'era, non ricordi come si era belli, son passati tanti rimpianti, siamo vecchi e di questo non parliamo più. Alle 3 del mattino il vecchio Marco, con in bocca la 6ª sigaretta, intuiva disegni di fumo che si spalmavano contro il soffitto, che aveva visto per 40 anni la dolce Giuditta dormirgli a fianco. Non poteva chiamarli felici, ma gli erano scivolati addosso come miele.